partendo da Andrea Quarta, di cui non vi riepilogo tutto il suo palmarès perché ci potremmo stare abbondanti 10 minuti, ma sicuramente ricordare che qui a San Vincent ha vinto 2 titoli dei professionisti e 3 Goriziane, eccolo qua, contro Riccardo Belluta. Come ho detto, una lunga carriera quella del milanese, negli ultimi 2 anni titoli importanti, ha vinto l'edizione numero 36, quella che è stata l'ultima, perché poi l'anno scorso c'è stato un anno di fermo, diciamo, del Grand Prix, ha vinto il Grand Prix di Goriziana l'edizione numero 36 in finale con Paoloni, e poi l'anno scorso il campionato italiano dei nazionali. Biglia bianca per Andrea Quarta, che ovviamente tirerà per primo, e l'arbitro è il bresciano Giuliano Inselvini. Questa sulla carta è ovviamente un'altra sfida di altissimo profilo, vero Claudio? Sì, con 2 giocatori che hanno caratteristiche tecniche molto diverse. Senz'altro sarà una partita interessante, anche visto lo stato di forma di entrambi, visti nelle partite precedenti. Riccardo Belluta ci ha fatto vedere dei grandi tiri come al solito, e altrettanto ha fatto Andrea Quarta. Che se abbiamo visto ieri ai quarti di finale un Andrea sofferente contro un Salvatore Riondino in una splendida condizione di forma. Salvatore ha giocato molto bene e poteva anche aggiudicarsi la partita, però dopo in finale è venuto fuori ancora Andrea, aiutato anche magari da un pochettino della fortuna, l'ha riconosciuto lui stesso. Ieri non aveva proprio la steccata fluida come al solito. Adesso lo vediamo, però mi sembra molto fluido invece questo angolo, ha giocato splendidamente, 6 punti con grande morbidezza, avete visto. Andrea Quarta è finalista a San Vincent da quando è diventato professionista, dal 2004, quindi è la decima pole. Primi punti di questo incontro di semifinale. E per Belluta, lui che, come detto, è messinese, ha 50 anni, 51, però ha sempre vissuto a Milano ed è allievo di uno che salutiamo, vero Crotty Winkler, che ha fatto la storia del biliardo, che incomincia nell'84, quella di Riccardo Belluta. Salice Terme, le finali allora non furono qui a San Vincent. Due a modo di 30, giocata benissimo, 4 punti. Inizia il campionato italiano di prima categoria, poi nel 91 finalista qui a San Vincent, al Gran Premio di Goriziana, divenne campione dei Master nel 92, l'anno migliore di Riccardo Belluta. Che quell'anno Sabadell in Spagna vinse l'Europeo e perse una finale mondiale contro Gian Piero Rosanna, che vinceva uno dei suoi titoli iridati. Poi un lunghissimo periodo di 16 anni senza titoli importanti, tante gare vinte ma senza titoli importanti. Nel 2008 qui a San Vincent con la Lazio, di cui lui era capitano, vinse il campionato a squadre di Serie A. Comunque, tornando al discorso fatto ieri, senz'altro questi sono i migliori 8 giocatori di tutta la stagione, quelli che sono entrati. Forse meritava qualcosa anche, come abbiamo spesso sottolineato, Gualemi, Matteo, che ha fatto una splendida stagione, ma per pochi punti è rimasto estromesso dalla pool finale. Ma si è preso la rivincita Matteo, Sì, però come volevo dirti, come spesso è accaduto in passato, io ricordo anche la pool vinta proprio da Gianni, che abbiamo ricordato poco fa, non fa testo la prima giornata. Io ricordo benissimo quella pool in cui uno zitto stratosferico giocò un biliardo assolutamente perfetto. Poi, quando arrivò la fase decisiva, perse proprio con Rosanna nella giornata conclusiva, la semifinale della domenica, e la perse in malo modo, proprio sembrava un altro rispetto al giorno prima. Quindi non fa testo proprio le prime partite, bisogna vedere proprio nella giornata se parte la steccata, se sono in forma, perché nessuno può dire che questi giocatori non siano
i migliori sono quelli che hanno caratteristiche tecniche assolute, e se sono arrivati qua oggi a contendersi il titolo è perché proprio hanno grandi qualità e grandi doti tecniche. Beh, ieri ai quarti abbiamo visto un Riccardo Belluta in condizione strepitosa. Penso che gli abbia fatto male vincere l'ultima prova a Gaetano, ma non tanto male, è un male psicologico, secondo me è un appagamento che ti esce quando vinci una prova e soprattutto quando non sei abituato a vincere, perché veniva fuori Gaetano da due o tre prove dove addirittura aveva perso la prima partita. Poi questo exploit Baia Domizia che ti fa sentire magari in forma nel momento giusto, è arrivato qua, se l'è voluta giocare, però non è riuscito a esprimere il suo gioco. No, questo no, anche se era stata una stagione alla grande per il Romeo, due prove qui vinte a San Vincent e quella che ricordavi. Però una stagione, come tu hai sottolineato proprio durante la telecronaca di Gaetano, ha una stagione strana perché o perdeva al primo incontro o vinceva le prove. Quindi, le altre quattro le ha perse il primo incontro, quindi sì, l'indice di una certa mancanza di costanza nel gioco. Continuità, esatto. Oh, brutto errore qua, strano di Riccardo Belluta. Di Belluta che penso che abbia sbagliato proprio l'attacco. Punto di attacco sulla sponda. Non abbatte Birilli, ma comunque è pesante perché è fallo, sono due punti di penalità. Libera. Si sono incrociati l'altra volta perché, come detto, è la decima pool per Andrea e la terza per Riccardo Belluta, e l'altra pool precedente fu quella del 2010, in cui Andrea vinse il suo primo titolo dei professionisti. Sì, così posso. Cercando di capire che cosa ha chiesto all'arbitro. Andrea, se andava bene come posizionamento col piede. Il piede per terra? Sì, non tanto per terra, se era troppo fuori. Ah. Perché avendo il pallino non può mettere all'acchito e quindi gioca al giro, un giro a ingaruffarsi, a risalire. Due bello, punti. Bello. Sì, non è anche stato se non è perfetto, perché doveva farlo un pochino più stretto, doveva battere qualche birillo di più e poi metterla dietro. Comunque, quel pallino siamo nelle fasi iniziali. Due anni fa Riccardo Belluta vinse in semifinale contro Salvatore Mannone e poi perse nettamente la finale contro Andrea. È uno scontro un po' particolare. Ottima questa Garuffa, due punti di Castello e va verso pallino. Non ci arriva per poco, ma bella. Giocata molto bene perché lascia le due biglie sull'asse longitudinale. Si può andare di una al volo qua, Andrea quarta. Effetto buono sul lato destro della battente. La prende piena e allunga verso sponda corta. Non intercetta il pallino, che è buon per lui. Perché la lascia, l'attacca a sponda intanto. Entrambe attaccate a sponda. Ah. Andare di una al volo e ottenere una rimanenza del genere, c'è da metterci la firma. Sponde palla per Riccardo Belluta. Effetto contro. Colpo in testa, ovviamente con biglia così attaccata a sponda. Sì, in questo caso rimpallano. Non ha evitato l'impallo. Comunque era oltre il primo diamante, quindi in una posizione difficile per far punti, era più da giocare in difesa, giocare a dividere sul largo del Castello, che andando sul grosso non ha evitato di impallo e quindi si lascia sotto a un tiro diretto. Può andare al giro. Giro, sì. Colpo sotto. Scende anche con la sua di effetto buono sulla destra e marca 8 punti. Giocata molto morbida. E a parificare le biglie che infatti terminano la loro corsa sulla medesima direttrice corta. La difficoltà di questo tiro è proprio la corsa della battente, perché andando su una porzione scarsa di palla avversaria chiaramente ha parecchie energie e quindi tende a correre molto di più. Andrea l'ha giocata molto bene. È riuscito scavalca a l'avversario, la corsa. Va più 4. Il
tocca non... scappare con la sua in chiave difensiva e cercare di trovare l'interferenza del pallino, ma penso che ci sia corridoio. No, non c'è difetto. Doveva portare più verso il centro, ha preso troppo scarsa la palla di quarta dall'avversario. Si imposta per il tiro diretto. Giro. Un giro scorrente con la propria, 4 punti. Sfiora la centrale, ma ha giocato benissimo. L'ha giocata molto bene. Guarda come sotterminano le biglie, la sua proprio l'ha lasciata correre fino a morire a sponda corta. Sì. E non c'è l'entrata per le due sponde. Questo... vediamo estremamente concentrato, molto tranquillo. Questo è un tiro difficile, quello che si appresta a fare Riccardo Belluta. Si va di una sulla sponda lunga, di effetto buono, e non hai molte porzioni utili di palla avversaria. Questa è quella buona perché l'ha presa per trovarla poi la copertura, ma ha corso poco. Solo una era molto difficile questa. Troppo moderata, sì. L'ha presa bene, ma troppo corta. Pallino sempre lì, quindi adesso sul tiro bisogna anche calcolare poi la biglia rossa. Questo è il papà e mamma di Andrea Quarta. Grandi appassionati di biliardo, come abbiamo avuto modo di dire, perché seguono non solo le gare del figlio. Rimpallo. Doppio. Doppio rimpallo, dovuto errore in questo momento di Andrea Quarta, infatti fa una smorfia anche lui. Proprio per la sua era un tiro importante per finale di girone biliardo 13. Ha rischiato anche di regalare punti all'avversario. Biliardo 13, arbitro Storino. Palle a vista per Riccardo Belluta. Finale di girone biliardo 10, Forino Giovanni Avellino Bianchi Luca Alessandria. Biliardo 10, giro e pallino da 4 c'era, vediamo il giro lo fa. Perfetto. 6 punti, però corre male la battente. Ripetiamo, cala molto la biglia gialla di Belluta, difatti come sottolineava Claudio, non riesce a trovare copertura. Andrea si imposta per il tiro diretto, Andrea Quarta. Alza la stecca, la prende sul pieno, non svilupperà sul castello, no, presa troppo piena e l'ha fatta incandelare. E oltretutto non riesce neanche a trovare la copertura. Altro errore sulle file. Qui si lascia uno sfaccio a Riccardo Belluta. Due in prima passata, altri 8. La fila centrale. 10 punti, scavalca Andrea Quarta, 3 passate, vediamo adesso la mezza conclusiva se riesce a portarla in copertura. No, è corta, però ha portato molto bene la biglia battente, questa volta l'ha controllata davvero molto bene. È quasi attaccata a sponda, viene a controllare infatti Andrea Quarta se c'è luce tra sponda e biglia. Mi sembra quasi che non ce ne sia, sembra praticamente a colla questa biglia. In modo da decidere del tiro, può giocare lo sponda e biglia o il filotto qua, se è attaccata... lo sponde biglia, se no gioca il filotto che gioca il filotto è la staccata magnificamente. Tiro fantastico di Andrea Quarta che marca, non controlla però benissimo la propria, ma manca 10 punti, bellissimo, tiro fantastico. Scavalca di nuovo il milanese, più 6. Che la possibilità però di recuperare, perché è un tiro a vista, non c'è la copertura, non ci sono state le 3 passate e mezza a portare a ridosso del castello. Beh, tiro la difficile, con biglia attaccata, come sia riuscito a giocarla così, comunque è fantastico. È una porzione perfetta per eso. Per Belluta è la volta di questo tiro di raddrizzo di seconda e l'ha fatta rientrare troppo, cioè l'ha aperta poco, lui l'ha giocata incrociare ma e quindi l'ha ha colpito in un certo modo la palla battente, ma si è visto subito che due soli punti, ma soprattutto un tiro di filotto con cui può allungare. Questa è la seconda occasione per Andrea, la prima l'ha sprecata in questo primo set. Di seconda lo gioca, per niente. 10, c'è addirittura lo 12, strike. C'è stato uno sbirillamento che gli regala il castello completo, 48 punti, segnatura importantissima e buona anche la rimanenza. Sì, ne vede una porzione scarsa della biglia avversaria, Belluta. Poi... dovrà andare di garuffa.
due sponde di calcio con effetto contro. Effetto quindi sulla destra della piede battente. Incide parecchio l'effetto e non riesce a far punti, no, ma... E anche la velocità non va, perché è troppo veloce e si lascia sotto un angolo. Da uno sguardo al display, Andrea Quarta si rende conto che con questo tiro può portarsi a un tiro dalla chiusura del primo set. Angolo, due punti. Solo due punti. Pochi. Ma anche un veloce. E anche questa non è... Comunque... non è... Col tiro precedente Riccardo Belluta con quella forza l'ha giocata volutamente. Avesse centrato i birilli con la garuffa, andava a finire attaccato al pallino. Era la forza proprio... Ah, non avevo considerato che lo avesse portato al pallino. Sì. Gioco... Beh, sì, in effetti quando parliamo di Riccardo dobbiamo sempre considerare che il pallino è al centro della sua attenzione. Questa volta non l'avevo considerato io. Angolo per Riccardo Belluta. È una diagonale stretta da allargare. Effetto e porzione, bravo. 4 punti. 4 punti, allunga. È un tiro della chiusura, ma non sarà facile ovviamente ottenerla con questo tiro, anzi. Sponda e palla. Effetto contro. Entra tanto, quindi allarga in direzione del castello e... La difende. Forza però è buona per la copertura, difende. C'è la difesa. Oltretutto non c'è la bricolla, non c'è la garuffa in questa posizione, devi giocare il gancio, cioè andare sulla sponda corta di massimo effetto buono, sul lato sinistro della battente. Si tocca due volte. Presa troppo piena. E questa è una palla per il set, ma ora drizzo... Non dico facile, ma insomma, ovviamente quando si parla di un giocatore del livello di Andrea Quarta. La gioca ad aprire, la apre troppo. Non marca solo il filo centrale. Oltretutto, allargandola così, quella biglia di Belluta, non riesce neanche a coprire. Ancora una chance per il milanese. Sfaccio e assolutamente... alla ricerca della copertura, ah, oltre che dei punti. Imperativo assoluto, ovviamente. 8 di prima passata. Beh, la sfrutta bene dal punto di vista della realizzazione, controlla molto bene la battente. Alla tenuta proprio attaccata. È stato corta. Bravo Belluta, 44. A mettere in difficoltà l'avversario. Viene a controllare Andrea Quarta quanto stacca dalla corta prima di decidere del tiro. Non credo che abbia battuta stecca piatta per lo sponde palla. Invece si imposta, sfiora il birillo, vedi, c'è rimpallo. Rimpalla. Doveva parabolare? Eh sì. Non gliel'ho tirata, è che proprio non c'era stecca piatta. Strano che non abbia valutato un giocatore come Quarta. Ha sfiorato il birillo, se sta più interno per toccare un punto più basso di sponda lunga vuol dire che butta per terra il birillo, quindi non c'è. Non valgono i suggerimenti ovviamente, anche se siamo molto vicini a nel raccontare il biliardo al tavolo di gioco, quindi molto spesso i giocatori sentono che cosa raccontiamo. Traversino di e pallino anche da 4, E lo marca invece con la biglia avversaria, prima l'avrebbe toccato con la propria, ma ci è arrivato invece con la gialla. Ma tutto sommato è andato con la bianca, voglio dire. In quel doppio tocco di pallino, poi le due biglie si sono stoppate molto vicine, in una posizione non tanto facile per Andrea Quarta, anche perché in questo momento Riccardo Belluta si è portato anche lui. Si è rimesso in partita. Eh sì. Gioca al pelo di palla a scappare di effetto buono con la sua. Cercare solo la copertura e portare la biglia sua verso il pallino. A tentare di marcarlo. Non lo fa invece e rimane fuori. E qui potrebbe completare il
però bisogna vedere dalla sua posizione che porzione ha a disposizione. Potrebbe chiudere. Colpo in testa. La gioca morbida, cerca il pallino e poi sì, l'interferenza, ma non corre abbastanza quel pallino. Non l'ha giocata così. Io credo che parificare su sponda. No, io credo che abbia giocato la sponda. Ha sbagliato porzione. Cioè andare a pallino e andare dietro. Marcato 3 punti, va 54, un traversino che però sbaglia. Due bersagli mancati entrambi, cioè sia il castello troppo largo che il pallino. Si è fermato il gioco di quarta, ha recuperato e sorpassato addirittura Riccardo Belluta. Garuffa delicata in questo momento della partita per Riccardo Belluta. Palla per il set però. Effetto contro. A sinistra quindi della battente. Anche questa è giocata morbida. All'interno a dividere. Non ci sono punti ed è corta, no, però. Questo è un guaio. No, se è corta. No, corta no. Forse. Sembrava lo fosse, ma alla fine. No, la vede tutta, eh. Oh. La vede tutta. La vede tutta, credimi. Vede tutta per il traversino. Traversino di più passata, veloce, a chiudere. Vediamo se nell'ultima passata riesce a chiudere. Sfiora, no, la fila. L'ha sfiorato due volte. Sono 4 punti, 56. Gli ho detto di no questo tiro, perché l'ha giocato bene, l'ha giocato con la velocità giusta per farla di entrata e ha sfiorato due volte la fila centrale, no, marcandola. E... No, gli ha detto no proprio il set, perché adesso è andato a innestare la prolunga Riccardo Belluta. Vediamo cosa sceglie qua Belluta. Striscio. È la posizione dello striscio, però. C'è anche il pallino in arrivo. Posizione non comoda, sì, perché deve fare attenzione a non commettere fallo toccando il pallino, infatti guarda più volte sotto il gilet. Effetto tenere, quindi gioca lo striscio e c'è. Ed è sul dosso. E c'è. Sono 6 punti quelli che gli servono, 56 a 60, grande equilibrio in questo set, anche se la chance di chiuderla avuta nitida il campione italiano in carica Andrea Quarta. Ed è stato sfortunato oggettivamente fare la barba due volte così alla fila trasversale e non abbatterla. Oltretutto gliene bastava solo il rosso, sì, non è che gli servisse tutta la pallina. Si è fermato il gioco di quarta, ha recuperato e sorpassato addirittura Riccardo Belluta. Garuffa delicata in questo momento della partita per Riccardo Belluta. Palla per il set però. Effetto contro, a sinistra quindi della battente. Anche questa è giocata morbida. All'interno a dividere. Non ci sono punti ed è corta, no, però. Questo è un guaio. No, se è corta. No, corta no, forse. Sembrava lo fosse, ma alla fine. No, la vede tutta, eh. Oh. La vede tutta. La vede tutta, credimi. Vede tutta per il traversino di più passata, veloce, a chiudere. Vediamo se nell'ultima passata riesce a chiudere. Sfiora, no, la fila centrale, l'ha sfiorato due volte. Sono 4 punti, 56. Gli ho detto di no questo tiro, perché l'ha giocato bene, l'ha giocato con la velocità giusta per farla di entrata e ha sfiorato due volte la fila centrale, no, marcandola. E... No, gli ha detto no proprio il set, perché... Adesso è andato a innestare la prolunga Riccardo Belluta. Vediamo cosa sceglie qua Belluta. Striscio. È la posizione dello striscio, però. C'è anche il pallino in arrivo. Posizione non comoda, sì, perché deve fare attenzione a non commettere fallo toccando il pallino, infatti guarda più volte sotto il gilet. Effetto tenere, quindi gioca lo striscio e c'è. Ed è sul dosso. E c'è.
Sono 6 punti quelli che gli servono, 56 a 60, grande equilibrio in questo set, anche se la chance di chiuderla ha avuta nitida il campione italiano in carica Andrea Quarta, ed è stato sfortunato oggettivamente, fare la barba due volte così alla fila trasversale e non abbatterla, oltretutto gliene bastava solo il rosso, sì. Non è che gli servisse tutta la fila, ecco. Soprattutto non ci ho visto l'errore in quel tiro. Per una questione che non è voluta passare sulla fila centrale. Non c'era l'errore. No, l'ha giocata bene. Andava giocata con quella velocità, di più passate, a farla di entrata nella seconda, ma è entrata troppo. Va bene. Azzerare il primo set per il campione italiano. Difesa. La prima biglia di partenza per Riccardo Belluta, cercare di portare la palla dell'avversario dietro al pallino e la sua vicino a corta, è rimasto staccata da corta, quindi consente l'entrata di due a mo' di tre, di effetto buono. Non c'è la garuffa perché il pallino la impedisce la battuta e quindi si gioca di effetto buono sull'altra sponda. Si posta per il 3, intercettarla dopo 2. La prende di sfaccio. Non quindi giocata per i punti, ma giocata per la difesa. E c'è la copertura. Adesso invece la garuffa la può giocare Belluta. Si cambia direzione del tavolo, effetto contro. La presa sull'interno per i punti ed è corta. Palla vista per andare a quarta, per andare a questo giro. Gioca il girone perché c'è il pallino favorevole e lavora a suo favore, anche se non tantissimo, 5 punti, diciamo che non ha marcato proprio quello che avrebbe potuto. Sponda e palla per Riccardo Belluta, effetto contro. Biliardo 9, Montini, Massimiliano, Milano, Arrugao, Cagliari. Attente, quindi. Giocata molto bene. Bello, 4 punti. Anche perché non sono sponda e palla facili quando la diagonale tra le due biglie è quella con entrambe le biglie nello stesso rettangolo di gioco. Primi punti del secondo set per Belluta che conduce il primo. Gioca la divisione, ma non corre tanto con la sua. No, molto poco, anzi. Si è preso una porzione grossa della biglia avversaria. Palla vista per Riccardo Belluta che può andare tranquillamente allo sfaccio. C'è il pallino sotto in arrivo, ma può allungare, siamo a inizio di set. Lo fa benissimo, uno sbirillamento gli dà anche il birillo esterno. Sono momenti anche lo strike. Sì, 13 punti. Ha incominciato alla grande il secondo set. Si porta, e devo dire, l'occasione 17. Sul giro che ha avuto prima Andrea Quarta non l'ha svoltato per nulla bene. Palle a vista per Andrea, controlla bene posizione anche del pallino, non lascia nulla al caso. Gioca veloce questo giro, ma è largo in garuffarsi e ha cambiato il garuffamento, settore, sì. Forse ottiene punti, due punti. Se non fosse stato così largo temo che comunque ci sarebbe stato rimpallo, sai. Però la vede, ci va d'effetto sulla sinistra dalla biglia battente. Sfaccio. Anche questa è una realizzazione pesante. 8 più 3, 11 punti. Conduce bene la propria, anche se non difende, ma insomma allunga non di poco nel secondo set. Ha già 21 punti di vantaggio nei confronti del cannibale. Biliardo 16, Briano, Valerio, Savona, la paglia, Franco, Fulio. Stacca da sponda corta e la gioca ancora splendidamente, non evitando però anche in questa occasione il rimpallo. Ancora uno sbirillamento e sono 10 punti, però può riallungare qui Belluta con un traversino.
larga, eh? Beh, sì, diagonale molto aperta. Vede il 10 di sponda lunga di traversino, quando in realtà nella sua posizione bisogna battere sul diamante prima per andare al rosso. Non è ancora propriamente innervosito, ma rispetto al primo set, dove era molto tranquillo, Andrea Quarta un pochino l'ha perso. Ha controllato anche la posizione del pallino, Riccardo Belluta, e gioca lo sfaccio, andare a pallino. Marca il solo, Pirillo centrale e prende anche il pallino da tre. Grandissimo, no? Grandissimo tiro, fantastico. Il più bello eseguito da Belluta in questa semifinale. Bellissimo. E allunga, va più 22. Bricolla di effetto buono per Andrea Quarta, ottima risposta. Grande risposta, 4 punti, sfiora il rosso. Pallino toglie il 3 sponde. No, ma non lo toglie. Ma. Anche perché è sul 3 sponde, taglio naturale, che non è il massimo effetto. Tu puoi giocarla invece a effetto massimo anticipando la battuta di 5 punti e andando a prendere lo stesso la biglia avversaria. Infatti lo gioca bene, un pizzico corto perché lascia una candela adesso da 3 a quarto, non ha ovviamente il tiro diretto, ma su sponda corta sì. È un calcio? Sì, oltretutto abbastanza liscio, lo gioca bene. Preciso, ma guarda, ma non butta giù, no, passa in mezzo. Nulla. Che segnali? Sì, trema uno solo, tra parentesi, ma poi devia la corsa verso l'esterno, la biglia di Belluta. Punti da recuperare. Un Belluta in grandissima condizione. E in effetti i segnali a volerli leggere non sono bellissimi per Andrea. Miliardo 12, far avuto calore. Va al volo. Andare al volo. Posizione troppo centrale della biglia avversaria per una garuffa. Può andare al volo, può andare a giocarla per l'interferenza del pallino, cercarla, l'ha preso troppo grosso, quindi 3 punti. Ma intanto ne marca 3, sono punti importanti, comunque sì. 42 perché raddoppia i punti dell'avversario. Sì, però si lascia sotto tiro diretto in questo caso. Filotto per Andrea Quarta, di prima intenzione a portare punti. Anche la sua nell'angolo e l'altra nell'angolo opposto. Ah, posto. Giocata bellissima. La giocata con una morbidezza eccezionale, intanto continua a aprire per portare poi nell'angolo. Dei 21 punti ne ha recuperati 10 con questo tiro, soprattutto una bella rimanenza. Stanno giocando un bel biliardo entrambi, ci ha fatto vedere i grandi tiri di Riccardo Belluta fino adesso, ma devo dire che anche Andrea Quarta, lasciando perdere quelle due situazioni sfavorevoli, ha giocato bene. Meglio senz'altro della partita inaugurale del torneo. Sì, meglio sinora di quella che ha giocato con Riondino, come dici tu, sì. Ci va di gancio. Di effetto buono. E la presa troppo grossa e chiude quindi la corsa. È anche corto. Anche corto, palle a vista sulla traiettoria del 5 sponde, a far andare la propria, a portarla a morire nell'angolo. Miliardo 2, Marginesi, infatti colpo sotto a smorzare la corsa della biglia battente, la porta benissimo. È stretto, la quarta, però, l'ha stretto. Marca un solo Pirillo. L'ha stretto di porzione proprio, infatti guarda la sua è anche risalita, non è andata proprio avanti nell'angolo. Ha preso la corta e è tornata indietro. 9 punti di differenza. Guarda il pallino, Belluta.
Francesco se voglio giocare un'interferenza. A lasciare la propria lì no, l'interferenza no, il pallino da 4 ma è rischiosissimo, se lo prendi male è andata bene. È andata molto bene, la marca 6. Altri 6 più i 4 del pallino, 10 punti, 52, e si è portato in chiusura per il raddoppio del 6. Ma. Beh sì, in genere non rischia Riccardo Belluto. Traspondo di calcio per Andrea Quarta. L'ha fatto a ragion veduta, diciamo. È sullo stretto, 2 punti. Per non subire il trasponde di calcio nel tiro successivo, l'ha giocato al massimo questa. L'ha giocato bene. Però oggettivamente... Con l'avversario a 8 punti ti può fare, se lo rimani sotto di trasponde. Poi l'ha giocato di misura. Vediamo Riccardo Belluto cosa sceglie adesso per andare a prendere la palla avversaria. È stata una splendida giocata da parte di Andrea Quarta. Un'occhiata anche alla tabella punti. Il meglio che potesse fare, vista fotografando la situazione con l'avversario a un tiro dalla chiusura, è piuttosto indietro. Alla fine della posizione del pallino sarà costretto a giocare le trasponde di calcio sullo stretto. Gioca anche lunga. Le gioca veloci ma arriva all'errore. Fallo, doppio perché prende il pallino, 4 punti. Sinceramente non me la sarei mai aspettata da Riccardo. Che cosa? Questo è errore. Perché è sullo stretto del castello, d'accordo, però proprio un calcolatore come è lui, in questo momento della partita ha fatto un fallo pesante. Con il pieno del castello qui si può portare anche lui a un tiro dalla chiusura. Certo è che Andrea Quarta deve trovare una difesa molto molto stretta. Intanto calcio di rigore. Marca 8-2-10. È importantissima la copertura che è andato a ricercare giocando la morbida, a risalire, ma non troppo. Quindi 10 punti e copertura. È 49. Se lo deve guadagnare questo tiro Riccardo Belluto perché non l'ha lasciata in una bella posizione. Andrà a controllare tutto qua. Anche la... Trasponde, garuffa... No. Qui deve giocare il gancio. C'è nativo anche il pallino. E sta, secondo me, guardando proprio la direttrice a 45 gradi tra le due sponde. Si deve considerare che però devi assolutamente trovare difesa perché se non chiudi marcando gli 8 punti. Per calcolo, ma appunto per quello gioca il gancio, perché il gancio può essere anche difensivo anche se non chiudi. Massimo effetto buono. Ha calcolato il punto di battuta, vediamo, e lo gioca molto bene. Lo gioca benissimo. E gli ottiene i punti che gli servono, 49 scusate, a 60 per Riccardo Belluto, splendida chiusura. Certo set inficiato. Era rimesso in discussione con quell'errore che ha fatto sul trasponde, sullo stretto, però dopo ha fatto un capolavoro nel gancio. Nonostante i 12 punti con quell'errore, cioè 12-14 perché no, 4 di fallo, eppure è riuscito a giudicarsi alla grande. Vediamo Salvatore Riondino, l'avversario di Andrea Quarta ai quarti di finale che va a seguire in prima fila questa bella sfida. E Andrea Quarta sotto adesso di 2-7. In sofferenza ora. Vediamo se ha la capacità di reagire. Anche perché Belluto come quella ieri sta giocando benissimo. Capacità di cui era dotato, come spesso ti ho detto, Gustavo Zito. Di non entrare in sofferenza. Non era mai finita. Quante partite ha vinto 4-3 Zito? Ed era sotto 3-0. Ma soprattutto nelle partite importanti, quelle che contavano. Beh, d'altronde è sempre stato un giocatore che sull'aspetto psicologico ha lavorato molto. Sì, bisogna cancellare tutto quello che è successo nei primi set per Andrea Quarta e cercare di reagire a questo svantaggio iniziale che il concreto Riccardo Belluto ha saputo infliggergli in questi due primi set.
Beh, Riccardo Belluto è un giocatore sempre molto, estremamente concreto, ma sta giocando dai quarti di finale un gran biliardo. È un giocatore difficile da affrontare, perché è un giocatore che ti può... Eccolo qui intanto l'avversario di Andrea Quarta di ieri, Salvatore Riondino. Costretto a giocare al volo, era un'ottima difesa quella di Andrea Quarta, l'aveva portata proprio a ridosso del pallino e quindi non sarà difficile trovare la copertura, però gli è andata bene che si appoggia a sponda corta e quindi è tutto biliardo questo sfaccio, delicatissimo, deve alzare la stecca, molto. Che sì. Anche se non è fortunatissima perché fa la barba alla Filotto, marca 2 più 3, 5 punti. Non troverà copertura e si lascerà sotto a sua volta a un tiro diretto di sfaccio. Molto più Beh, qui è stato veramente di un'inezia un capello e non aver marcato la fila centrale. Poi il rimpallo sul pallino era inevitabile visto il tipo di tiro. Qui non ha queste preoccupazioni invece il milanese, il pallino non è più presente, è di fatti. 8 di prima passata. Alla velocità per superare la linea di mezzeria, sì, ma le due forse non per andare in copertura. Sì, invece birillo esterno darà fastidio, ci andrà di gancio. Quindi effetto buono. Sì. Gioca però in chiave difensiva il gancio e per evitare anche... l'errore. C'è quel pallino che... E controlla Riccardo Belluta quanto stacca la sponda lunga per vedere se ha l'attacco del due sponde di bricolla. Però mi sa che c'è il corridoio tra i birilli sì, e il pallino. Tira proprio nel corridoio di fatti. Gioca a entrare. È entrato tantissimo, il massimo. E a momenti otteneva anche l'interferenza del pallino. Comunque la pancia c'è, un pizzico di fastidio dai, quindi ci deve andare di sponda lunga. Difetto contro. Bella. Ottimo. Perfetto, sei sul birillo rosso, 6 punti e copertura. 11 a 8. Riccardo Belluta a tirare nel corridoio tra il castello e il pallino. Effetto contro, risponde palla, ma non evita il rimpallo. Adesso si lascia sotto di un traversino. Possibilità per allungare. 3 punti di vantaggio in questo momento di quarto. 4. C'è copertura. Sì, c'è la difesa. Più 7. Garuffa. A lunga e corta di effetto contro. È sull'esterno, batte il 2 e è entrato bene. Anche se ha battuto soltanto uno, ma bella la forza che dà alla biglia avversaria. Gancio, massimo effetto sul lato sinistro della battente. Allunga verso la corta per trovare copertura. Non ci sono punti, ma dovrebbe arrivare la difesa. E adesso il gancio, intanto è arrivata anche la fidanzata di Andrea Quarta. Si è seduta vicino alla mamma e il papà si è spostato dietro. Altro gancio, sì. Massimo effetto buono. Questa volta lo gioca di sfaccio, c'è un pallino anche favorevole, lo marca e fa sapere. Benissimo, si mette benissimo. 3 punti.
Non so se alla bricolla, cioè, nonostante il pallino ce l'ha, di massimo effetto buono, corto e lungo. Capolavoro. Bella. Bravo. 6.8 addirittura, bravissimo Andrea Quarta. Va più 10 nei confronti dell'avversario. Giocata morbida, effetto, senza forzare il tiro, con la forza anche giusta. Beh, sta dimostrando grandi capacità di tenuta, perché sta giocando benissimo questo terzo set, nonostante la evidente sofferenza nella quale, eccolo qua, il cannibale sia entrato, visto che è sotto di 2 set. Stiamo parlando di giocatori che hanno l'abitudine di giocare, a differenza del racconto che facevamo prima con Ulisse, del fatto che invece Rossano Rossetti è meno abituato rispetto a Michelangelo Agnello a giocarsi certi l'evento finali. Però non vuol dire niente. Quest'anno, d'accordo con te, che l'evento può dare dei disturbi mentali durante l'approccio e la partita, però quest'anno l'ho visto molto concreto, soprattutto nella fase finale e soprattutto nelle prime partite. Rossano mi ha impressionato e non ti nascondo che è per molti è stato visto come l'outsider di questo campionato, nel senso che quello con le possibilità di vincerlo, pur non partendo coi favori del pronostico. No, perché è evidente, l'aveva detto anche ieri ai nostri microfoni, che Andrea Quarta goda di questi invece favori dei pronostici. È la sorpresa invece Rossetti, però un bel gioco, un bel giocatore molto concreto. Giro stretto e non è riuscito a trovare difesa Andrea Quarta. Possibilità, stacca oltretutto bene alla sponda corta la biglia del pugliese. L'ha fatta saltare però. Qui c'è un maltrattamento della battente e quindi rimpalla e non controlla la rimanenza. Brutto errore questo, ha forzato la steccata e è saltata. Guarda quanto è saltata la biglia avversaria. Tantissimo. Davvero tanto. Giro. È stretto, brutto errore. Sì, è badato, sembra più a controllare la battente. L'ha graziato, rimane più 5. Sponde palla, tirerà in corridoio oppure di gancio. Ma direi più sponde palla. Ma è attaccata. Cioè, stacca troppo poco per giocare allo spondebiglia, lì fede in pallo matematico, a parte che non c'ha la battuta. Quindi due a mo' di tre. La ma costo, può giocare anche la costo senza rischiare niente. Va alla costo. No, invece lo gioca veloce. Due a mo' di tre. Vediamo. Ha giocato lo stretto. Bravo. Per trovare la copertura. L'ha giocata benissimo. Bravissimo. Ha valutato che non c'è dall'entrata per i punti, l'ha giocata apposta così con la forza allungare. Controlla benissimo la propria, guardate la gialla come vicino a sponda corta. A dividere Andrea Quarta, di sponda palla, non deve toccare quel pallino. E non lo tocca. Tiro delicatissimo, molto vicino a sponda, stecca piatta. Colpo in testa, andare a prendere la porzione di scambio. E andare in copertura. Giocata benissimo ancora da Riccardo Belluta. È un maestro in queste cose, a cercare di mettere in difficoltà l'avversario obbligandolo ad alzare la stecca. Deve parabolare per girare intorno al birillo esterno. Andarla a prendere di gancio. Parabola bene. Bravo. Parabola bene, Andrea Quarta. Fatto con molto naturalezza bene. E guarda, bellissimo ritorna tiro. La copertura. Bellissimo tiro, sì, è riuscito a trovare difesa. Due grandi tiri di difesa, bellissimi. Controlla la posizione della palla avversaria, Riccardo Belluta, ci andrà di effetto buono. E balla a costo. Sì. Andandoci però all'interno, penso l'abbia giocata.
Non credo prenderla così. No, non voleva comunque, dopo una, voleva prenderla dopo la seconda sponda comunque, lunga. È sempre un tiro difficile perché deve... Ci deve andare di gancio su sponda corta, ma con notevole scomodità di tiro. Va a prendere la prolunga, andrà a quarta, una prolunga innesto a baionetta. Vediamo, questa è la vita, sì. Con questa marca di sì. Ho visto che l'ha avvitata parecchio. Sì, non volevo contraddirti. Altre invece abitata. Sono proprio a mezzo giro. Gancio. Ma lo gioca di effetto contro, eh? Vedrai, per aprire l'uscita dell'altra, apre troppo. Blocca bene la biglia battente, ma l'ha aperta troppo. Bisogna e non riesce a coprirsi. Stacca Riccardo Velluta. Colpo in testa. Gioca l'angolo e lo gioca molto bene. Due punti. Due punti ci sono, è sceso anche leggermente con la sua. Ma fa difesa. Bricolla. Massimo effetto per Andrea Quarta. Pallino purtroppo che se lo prende male, tre punti. Rimane sotto di sfarcio. Lo prende malissimo. Va più 6, ma qui Belluta ha la possibilità di passare a condurre anche nel terzo. Unica cosa scomodità di quella posizione del pallino sul ponticello. Si deve allungare di parecchio. Deve scegliere dove mettere la mano d'appoggio per il ponticello. Devi alzarla di molto per non toccare quel pallino e giocherà uno sfaccio. Bello. Giocato molto bene. 10 punti. 10 punti, nonostante la scomodità. Sì. Adesso non riesce a ottenere copertura, ma intanto passa a condurre nel terzo set. Belluta. Palle a vista per Andrea Quarta e possibilità di a sua volta di superare l'avversario. L'angolo. Di prima intenzione a scendere con la propria Erzegovinato. 4, Lavorini, Osvaldo, 4 punti, Pistone. Parità. È un filo corto per trovare l'interferenza. Non riesce a trovare difese. Anche se il tiro finisce proprio l'intersezione della sponda. Si accoscia più che per vedere la porzione di biglia. C'è quel pallino sulla traiettoria, no? Per vedere la pancia quanto dà fastidio e soprattutto la diagonale se va a morire in lunga. Striscio, ma rinfaccia con il pallino, il quale gli fa un bel regalo di famo 28 punti, 3 mal rosso. Ma... Comunque insomma sarebbe fortuna, questo è un tiro fortunato e non tiene ovviamente difesa. 7 punti per Riccardo Belluta. Effetto sul lato sinistro della battente ad aprire questo filotto per Andrea Quarta. Bello. Lo gioca in molto modo bello. Splendido, morbidissimo. Oltretutto c'è anche il pallino che darà una mano, ma le tre passate e mezza sono buone, avrebbe ottenuto copertura anche se non ci fosse stato il pallino. È impressionante il trattamento che ha fatto sulla battente su questo tiro, perché pur avendo sviluppato le tre passate e mezza è stato dolcissimo ad aprire, l'ha giocata proprio bene, si è visto che la palla battente è stata trattata nel migliore dei modi. Caratteristica poi di Andrea Quarta quando è in forma. Va di colpo in testa. Leggero effetto contro. Sponde palla, ne prende una porzione un filo scarsa per i punti. Ma copre.
copre e deve andare al volo. Quarto. È una posizione molto centrata per le due, può giocare anche al posto senza rischiare niente. È un momento delicatissimo della partita che non bisogna rischiare. Doveva allargarla un po' di più, lasciarla più alta. Biglia battente è molto vicina a sponda lunga, praticamente attaccata. Un pochettino più bassa quella di Andrea Quarta. Guarda anche la posizione del pallino di Carlo Belluta. E poi impenna la stecca. Angolo a girare con la sua. Intercetterà il pallino. È venuto stretto, prende però il pallino che devia. È in modo propizio, direi. Opportuno. Sì, non trova. Non abbastanza. Non aveva la forza necessaria. Comunque, ma parità. Intanto tre punti è parità. Vede palla Andrea Quarta. Per l'angolo. Lo gioca di prima, veloce. E lo fa stretto. Ha preso una porzione troppo scarsa di palla avversaria, quindi è risultato stretto. Adesso c'è il pallino da fastidio sul traversino, oltre che essere le due biglie sulla stessa direttrice corta. Bravo. Ottima, 6 punti. Evita il pallino e buona anche la forza. 46. Implacabile Riccardo Bellute. Sfrutta praticamente tutte le occasioni. A parte quell'unico fallo commesso al secondo set. Bricolla, alzando la stecca a parabolare. C'era quel pallino da evitare, cosa che riesce. Bravo, Quarta. Evitare l'insidia del pallino che si è toccato, a parte i tre punti non gli avrebbero fatto trovare difesa. Ancora il pallino dà fastidio. Va di colpo in testa. Al volo di una e commette il suo secondo fallo. Non arriva, anche se comunque tanto era un errore. Due punti di penalità e biglia libera. Ora c'è da dire che nonostante il fallo prima commise 4 perché toccò anche il pallino e poi andare a quarta tirò 10, riuscì lo stesso a vincere il 7. Qui non ha quel margine di vantaggio Belluta che aveva nel set precedente. Sfaccio di più passata per andare a quarta. 10 punti. Si porta per primo un tiro dalla chiusura in questo set. 52-46. Anche se Riccardo Belluta qui ha la possibilità comunque di vede la biglia. Vede a parte la il vedere la biglia, c'è anche un pallino. No, dico una sponda palla. Se non vuole rischiare. Non credo che rischierà Riccardo Belluto, ma la sponda palla. E invece mi smentisce. Impostava per il tiro diretto. Si sta guardando tutte le possibilità, come è giusto che sia, e poi alla fine deciderà. Controlla la posizione del pallino anche per vedere se ci sta la chiusura.
mio avviso la chiusura è difficilissima a tirare, quindi giocherà con Spadaviglia. Sponda e palla, gli ha detto qua. Lo smentisce tutte e due e poi tira una terza cosa. Io dico che il tiro qui... Sì, lo sponde palla, quello che presenta meno però può meno giocare rischio. Anche il filotto, chiaramente. No, se lo ha cambiato ancora idea, va per il tiro diretto. Gioca l'angolo, scende col pallino da 4, ha giocato la chiusura. Ha giocato non la chiusura c'è. Che a suo modo di vedere poteva starci. No, sì. Beh, non c'è andato molto lontano, bastava che cadesse il rosso e prendesse il pallino e aveva chiuso. Beh, dici poco, sì, lo so, però quello l'ha giocato. Che cadesse il rosso, che cadesse il rosso non ci voleva molto. Dal pallino, il pallino ci è passato un paio di centimetri. Brutto errore. Brutto errore, scende anche con la sua. Carambola sul pallino, chiede scusa. Prende il pallino da 3. E possibilità adesso per Riccardo Belluta di portarsi a ridosso, importantissimo qua questo tiro in questo momento della partita che può rappresentare il terzo set. Beh, un nodo sicuramente di questa semifinale. Quarta sotto di 2. Giocatore che sta mostrando di soffrire il gioco tenace e rigoroso di Riccardo Belluta. Gioca il pallino, la chiusura, mamma mia. Ci arriva per poco. Per 4 più cosa 4. Ha giocato? Questo tiro merita applausi, pubblico, sveglia. Ha giocato una cosa incredibile, bravissimo. Rivediamo. L'ha tentata. Guarda. Lo prende un filo più pieno e chiude. Sì. Giro. Bravissimo. E chiude con questi 8 punti, 63-58. Però in effetti abbiamo negli occhi questo bel tiro da Riccardo Belluta con il quale ha provato a chiudere. Ha provato la chiusura due volte oltretutto, il tiro precedente, anche se nel tiro precedente non era convinto perché l'ho visto subito che controllando la posizione del pallino, la posizione da cui partiva con la sua, lui stesso non era convinto di andarci. E qui invece c'è andato molto vicino. Invece qui la giocata perfetta, bastava un millimetro più interno col pallino e avrebbe battuto il rosso e voleva dire anziché il 2-1 il 3-0. E l'avrei vista durissima per Andrea Quarta, che non sta esprimendo il gioco migliore. Il campione d'altronde tu ormai sono parecchi anni che segui il biliardo, te ne sei accorto che ogni volta che un giocatore entra in sofferenza vuol dire che l'altro sta giocando bene, lo sta mettendo in difficoltà, soprattutto sta facendo un gioco molto redditizio Riccardo Belluta, mettendo sia in difesa nei momenti giusti che attaccando quando deve attaccare. Sì, direi che la definizione è giusta di gioco redditizio è quello di Riccardo Belluta. E in questo momento, qui in questa pool finale del San Vincent, la sua terza, è allo stato dell'arte. Sponde palla. Ah no, Garuffa. Garuffa. Di mezza Garuffa, quasi uno striscio liscio, 6 punti. Infatti stavo per dirti non mi era piaciuta molto quell'apertura perché lasciava il due sponde e a giocatori di questo livello il due sponde può essere sempre pericoloso. Analogo tiro per Riccardo Belluta. Effetto contro, lato sinistro della biglia battente. Garuffa. E la gioca molto bella. Bene. Anche due se sono punti. Due punti, ma bella. Poi va a portare la biglia di Quarta proprio all'intersezione delle sponde. Sponde palla per Andrea Quarta. Vediamo se c'è la forza per portare in difesa. Non credo che ci sia riuscito. No, manca un paio di giri. E Belluta può giocare un giro.
4 punti di giro, allunga. Parità. Tensione che si taglia con un coltello all'interno Biliardo, del palè. 14 finale di girone, Mauro Trapani. Guarda che va di gancio. Entra bello. Benissimo. Molto bello. Passa. Bellissimo gancio del campione italiano. Riccardo controlla se la battuta corridoio tra il pallino, passare interno tra pallino e castello per andare allo sponda e biglia di effetto contro. Ripalla. Non in pallo, ha preso una porzione troppo grossa della palla avversaria. E può giocare un giro. Mica tanto semplice. Milazzo, no, Marcarini, no. Sono quasi sulla stessa direttrice, deve lavorare parecchio. Di effetto sulla sinistra. Gioca il traversino. Gioca a scendere con la sua. L'ha presa troppo scarsa, quindi ne esce un traversino largo e corre tanto con la sua, lasciandosi sotto. Non è soddisfatta di questa esecuzione. Ha preso troppo scarsa la palla avversaria. Comodità, per cui o la prolunga o lo steccone, mezza stecca forse, la mezza stecca. Mi ha fatto scegliere a Riccardo quale con la punta migliore. Non è troppo al di là della linea di mezzeria, quindi non serve il rastrello, neanche lo steccone. Concentra sulla porzione di palla avversaria per l'angolo, una diagonale aperta in questo caso, deve stringere quest'angolo e va verso il pallino, ottimo, mica bello. Ottimo, bravo. Trema rosso, sì. Trema rosso, ma non cade, ma la gioca con estrema precisione, sì, con non la ci voleva mica giusta. Molto a farne 12, insomma, bella, però è giocata benissimo. Qui alla Candela viene impedito la presenza del pallino. Brutto errore questo, brutto errore. Non ho capito perché l'ha giocato così. Intanto il pallino gli avrebbe corta, lo stesso. È corta anche. Manca anche un po' di forza. E qui al tiro vista di Filotto, Belluta. Finale di girone, Biliardo 16. La fa di prima, bene. 4 e 3 di pallino, non troverà copertura ma allunga 7 punti. Ma è intanto una buona realizzazione, come detto il sempre molto concreto Belluta. Salta la biglia e non va. 2 punti soli. Sì. Però riesce a metterla dietro il pallino, la propria, trovando una casuale, non credo ricercata, interferenza dello stesso. Adesso un 2 mo di 3, ma con un pallino che dà notevole fastidio. Non gioca il 2 mo di 3, ma va di gancio, effetto buono. Va di candela, la gioca veloce per mandare dentro ancora il pallino. Il pallino cerca di farlo lavorare e ci riesce, lo marca da 3 e poi 2 di castello. L'angolo di misura proprio guarda, anche se non ci arriva non è il comodo, generale, ma... il generale del pallino Riccardo Belluta comunque deve lavorare per lui e ci riesce quasi sempre, anche se come prima sulla misura mancata, è quello che fa lui di farlo lavorare quando c'è, perché... ma riesce a trovarlo anche quando altri non lo giocherebbero. Angolo
È ottima questa. Giri contati a rimanere dopo il rosso. Ottimo. Cade anche un bianco, ma è praticamente perfetto, sai, e lo è di forza, questo sicuramente perché lascia la biglia di Riccardo Belluta giusto al di là. Viene ripristinato completamente il castello. È messa benissima in copertura. Giri contati con la biglia, proprio a rimanere subito dopo i birilli. Controlla Riccardo Belluta quanto stacca da sponda. E la posizione, no, tanto la posizione esatta per calcolare poi dove deve tirare per andare a entrare di effetto buono. Due modi tre, la presa piena, quindi ne esce una diagonale stretta per i punti. E non c'è la difesa. Può andare al giro. Bisogna di rimettersi in marcia, andare a quarta, scavalcato da Belluta. Due soli punti di differenza. Giro. Stretto. Molto stretto. L'ha insaccata, distaccata. Scuota il capo oltretutto Andrea Quarta proprio per questi errori che non si perdona, mentre Riccardo Bricola ma di tre sponde si sta concentrando sul tre sponde di calcio, sullo stretto. Individuato il punto di battuta va a eseguirlo ma è largo, quindi prende una porzione scarsa e corre molto, ma è buono, buona. Bricolla. E c'è la stecca piatta, quindi corta lunga, bella. A questi livelli sei. Quando rimani staccato in quella posizione di due sponde non è una difesa buona. Non va di bricolla, ma va di effetto contro su sponda lunga. Di uno al volo. E l'ha giocata benissimo Riccardo questa biglia. Perfetto. Quattro punti anche. Riesce a marcare. Partono gli applausi giustamente. Sì. Perché... E c'è l'interferenza della pallina, perché la pancia è proprio sulla linea di tiro. Arriva lo sfaccio ad Andrea Quarta. Un'occhiata alla tabella punti, 26 pari. Beh, in genere è sempre molto veloce al tiro andare a quarta, ma il momento merita una lunga riflessione. Finale di girone biliardo 10. Tra tutto sto pallino dà davvero Simone, molto fastidio. Montini, Massimiliano, Milano. Si imposta per un tiro di Erzegovinato. Un tiro potente. Angolo di seconda Erzegovinato, scendere con la sua, invertire i quadrati. Riesce a metterla comunque dietro il pallino. Non fa punti, ma è ottimo lo stesso come esecuzione. Controllo è buono. Garuffa. Effetto sulla destra della biglia battente. Sponda lunga, poi la corte. Infine scendere in verticale verso la biglia avversaria. Non ci sono punti, ma buona la conduzione delle biglie in copertura. Bianchi, Luca di Alessandria.
in direzione gara. Ci va di Candela. Effetto buono, in chiave difensiva, la gioca. Vediamo se c'è la forza. Un po' corto, eh? Sì, è corta. Non riesce a trovare copertura, buona, si lascia sotto le sfacce. Buona è dalla porzione, ma è stato corto. Ovviamente al tiro diretto. Lo sfaccio che porta Belluto due punti in prima passata, poi intercetta il pallino, quindi sono 5. E le due biglie terminano lo stesso là, al quadrato, rimane, e quindi un traversino. Sì. Non è stato uno dei migliori tiri di Riccardo Belluta, probabilmente lui voleva battere la fila centrale in prima intenzione, invece abbattendo il 2 poi è andato a prendere il pallino. Cade il solo rosso e poi il pallino da 4. 12. La marcatura e... Forse trova anche copertura. Non ho capito che cosa ha detto l'arbitro Giuliano Inselvini, che ha fatto molto divertire. Ah, sono 12 punti attribuiti a Riccardo Belluta, ci spiega l'arbitro Inselvini invece che a 4. E Andrea scherzando dice: non ne faccio molti, ma per una volta che li faccio. Beh, significa che è di buon umore, nonostante sia indietro. Adesso ho scavalcato l'avversario, d'altronde il tiro è stato eccellente. D'altronde è sempre un ragazzo molto ironico, Andrea Quarto. Cerca l'interferenza. L'ha preso pieno. La sua intenzione è di prendere una porzione più scarsa di palla avversaria, mandarla sul pallino, farlo risalire e trovare l'interferenza. Presa troppo piena e quindi non c'è copertura. Vediamo se la cerca quarta adesso l'interferenza. Sì, a mettere la trasponda, no. Sì, va benissimo. Sì, c'è la pancia al pallino. Sì. Bisogna vedere se c'è la battuta per Riccardo Belluta di calcio di traversino su sponda lunga. Non vediamo dalla nostra posizione quanto dia fastidio col pallino, ma penso che ci stia il calcio di traversino. Sì. Infatti, bello, 4 punti. 4 punti, e ben giocata, e poi un ottimo riferimento aveva, era con la stecca sul diamante centrale della corta, e la biglia avversaria era proprio sulla traiettoria del traversino da rosso, quindi. Giro rovescio, ma intercetta il pallino. Era stretto il giro rovesciato e quindi ne devia la corsa, non ci sarà copertura e possibilità. Vediamo dove arriva la biglia di Riccardo Belluta, di andare al tiro diretto. Dà un'occhiata anche a quel pallino. Dove farci arrivare la biglia battente, ovviamente. Secondo te invece come la gioca? No, lui è andato a vedere se ci stava invece a mettergli dietro la biglia avversaria. Perché il pallino da 4 subisci le steole. Il pallino da 3 le fai le steole. Ma qui non è bella la posizione, secondo me andrà al tiro diretto di Filotto, quindi non va a rischiare niente. Filotto ad aprire di 3 passate per Riccardo Belluta. Raddrizzata, vediamo di secondo se no. Si è incandelata e quindi non otterrà punti. 3 passate e mezza di salire sul castello, sì. E quindi c'è la copertura. Era vicino molto a sponda, quindi il tiro era abbastanza difficile perché doveva impennare la stecca in prima d'effetto ad aprire.
Avellino da 4, lo fa, però ovviamente si toccano due volte. La copertura, no. Si porta a 48 contro i 38 di Riccardo Belluta. Il quale potrà andare adesso a un tiro d'angolo. No, non gioca l'angolo, c'è il pallino. A meno che spari sul pallino. Vedi, sì, gioca lo sfaccio. Va di spaccio. Lo sfaccio ti consente di fare una passata. Grande realizzazione, lo gioca molto bene Morbido, 2 passate e mezzo e guarda. Parità, 48 punti a testa. Solo un filo lungo. Lui ha cercato la misura proprio dietro Castello. L'ha giocata morbidissima, adesso è andato un pochettino più lungo e quindi andrà a quarta, ha la possibilità di rispondere di chiudere, con un filotto di e provare a chiudere. Va anche a controllare la posizione del pallino sempre per non prenderlo male, concentrarsi su un bersaglio. Pallino da 4 c'è e anche i 10 punti, chiude partita. 62 a 48, parità. Ha preso a viaggiare a gran ritmo e a colpire come Sandra a quarto. Guardate questo. Quasi il massimo che si potesse fare. È comunque una bella partita con un risultato incerto. Entrambi i giocatori si sono alternati in esecuzione splendida. Ovviamente un po' di tensione c'è. E qualche anche esecuzione, qualche errore c'è stata. Riccardo Belluta credo che chieda il time out, sì. Quindi viene concesso dopo. Sì, ricordiamo appunto che il time out si può concedere la metà più uno dei set e l'arbitro quindi può concedere il time out, visto che sono 7, 3 e mezzo, 4 può andare. E quindi un breve momento di pausa qui alla Palais di San Vincent, mentre l'arbitro in Selvini sul 2 pare va a sistemare le biglie per il tiro di apertura successivo e che sarà Andrea fatto 4, da Andrea Quattro. E allora, situazione di grande equilibrio in questo momento alla Palais, mentre ci viene mostrato, vengono mostrati gli highlights di questa prima parte dell'incontro. 4 set, si gioca al massimo dei set, primo finalista è Rossano Rossetti. E noi andiamo a rivedere quindi un po' di momenti salienti di questa sfida, che si preannunciava molto equilibrata, cosa che in effetti è non stupisce. Due giocatori con due caratteristiche molto diverse. Riccardo Belluta è arrivato qui in questa stagione dopo una condizione piuttosto equilibrata. Gli è mancato l'acuto, è arrivato in finale nella prima tappa di campionato, quella vinta da David Martinelli, finale che ha perso poi solo alla bella. Andrea Quarta invece ci è arrivato a suo modo, come al solito cannibalizzando il campionato. Per la seconda volta nella storia del campionato italiano, della BTP, è riuscito a eguagliare se stesso nel difficile record di vincere 3 BTP di fila. Il pugliese infatti c'è arrivato vincendo quella di Sanremo, quella di Campione d'Italia, quella di Sant'Antonino, una regolarità quasi al di fuori della norma, non a caso insomma il soprannome di Cannibale se l'è meritato, ma devo dire una delle definizioni più azzeccate. Arrivati poi alla pool finale, come avevamo avuto modo di parlarne con Claudio Bono, poi si rimette tutto in gioco. E ieri, quanto si è visto nel quarto di finale contro Salvatore Riondino, è poi venuto fuori un incontro che, se sulla carta era il più meno equilibrato, proprio perché nella formula della BTP, poi ai quarti di finale della pool, il numero 1 della classifica va ad incontrare il numero 8, quindi sulla carta, come detto, il più squilibrato. E in realtà invece ne è venuto fuori un incontro davvero molto equilibrato, risolto poi alla bella, l'unico di questo sinora di questa pool finale, arrivato poi al settimo set. E intanto qui
si sta svolgendo all'interno del Palais, come ha detto, non soltanto l'assegnazione del titolo più importante, quello dei pro, ma anche il campionato italiano di seconda categoria. Sono stati assegnati sugli 11 titoli, su 11 giorni di gioco, ormai 8 titoli. Approfittiamo allora di questo momento di break in attesa che i due giocatori ritornino poi. Intanto, carina il fatto che i genitori, il papà di Andrea Quarta, vedete, ecco, ci mostra una foto di quando lì, quanti anni aveva? Tre? Quanti anni aveva Andrea? Tre anni, aveva tre anni, mi fa segno la mamma. Come vedete aveva già la stecca in mano. Campione precocissimo, ovviamente, Andrea Quarta, come lo sono tutti di questa stirpe. A 13 anni però ha incominciato a giocare seriamente a biliardo. E siccome i genitori, questa è la fidanzata, siccome i genitori sono degli appassionati, hanno visto lungo su quello che sarebbe stato il futuro di questo loro figlio. E quindi con grossi sacrifici loro, che sono di Nardò, stiamo parlando dell'Eccese, in Puglia, presero il figlio e lo portarono da quello che ritenevano il miglior maestro. E non lo ritenevano solo loro, ma lo ritengono molti dei giovani e degli appassionati di biliardo in Italia. Cioè Nenè Gomez, il gran Nenè, come l'ho soprannominato, il 63enne argentino che ha cresciuto una bella stirpe di giocatori. D'altronde è anche uno dei giocatori più vincenti, ha vinto due mondiali. Siamo adesso alla ripresa, dopo questa breve pausa, all'inizio del quinto set. Come detto, è stato quindi Nenè Gomez il primo maestro di Andrea Quarta. Tiro d'apertura di Andrea Quarta a portare la sua vicino a sponda. Corta, ha corso poco però la biglia di Riccardo Belluta. E non riesce quindi ad ottenere copertura, anche se ne vede solo una porzione per giocarla in difesa Belluta. La gioca a prendere il pelo di palla, a scendere con la sua, a rimettere angolo a angolo entrambe le biglie. Cosa che fa piuttosto bene. Non perfetta. Bricolla. Sua intenzione era di portarla più in basso e soprattutto più vicina a sponda lunga, non lasciare il due sponda. Effetto buono sulla sinistra, bella la bricolla di Andrea Quarta. 8 punti, crema quello davanti. Ma meglio che non sia caduto per Andrea. Vedi, invece questa è più vicina a sponda lunga e non c'è l'entrata per le due, è una biglia più complicata. Potrebbe giocarla pensando alla difesa, Riccardo Belluta, più che all'attacco. Oppure potrebbe giocare anche il gancio, ma sempre delicato. Controlla esattamente la posizione rispetto a sponda lunga della biglia avversaria per decidere il tiro di tre sponde. Intercettarla dopo due, la prende piena e rimpalla. Rischio andare sul e non rischia, castello. Regala 4 punti ad Andrea Quarta. Proprio la differenza di lasciarla molto vicina a sponda lunga e lasciarla entrata per le due. Obbliga il giocatore a giocare oltre sponde o il gancio, sempre tiri impegnativi, tra sponde a colpirla dopo due. Bricolla. Entra sul largo in chiave difensiva. Possibilità per Riccardo Belluta di andare al tre sponde. Sta leggendo l'uscita in terza sponda di calcio sulla palla avversaria per decidere poi l'attacco su sponda lunga. La controlla anche direttamente dall'uscita della terza sponda e poi si appresta con il calcolo matematico a stabilire partenza e punto di attacco. Tre sponde di calcio sul largo, un filo troppo larga, corre poco la palla di Andrea Quarta e corre e rimane sotto, anche perché in questo caso dà solo fastidio il pallino, ma però in questo caso devi giocarla ad aprire, quindi lo spazio è dalla posizione giusta per dare l'effetto buono. E difatti è passato la fila centrale. 8
più 3, ci ripassa una seconda volta la biglia di Riccardo Belluta, ma esattamente al centro senza battere null'altro. Comunque una realizzazione pesante da 11 punti. Parziale di 23-0 in questo momento per il campione pugliese. E adesso il traversino di Belluta. Lo gioca a retrocedere con la sua per trovare poi la copertura. Ottimo. Trema anche un birillo bianco. Vediamo se ha la forza per portarla nell'angolo opposto. Leggermente corta. Anche se ha controllato molto bene la battente, riportandola nell'angolo, però lascia lo sponde palla, cosa che può giocare con effetto contro e entrare. Bella. È buona. È buona perché non ha rischiato niente, non ha rischiato l'impallo, gioca sull'esterno, due punti e angolo. La biglia di Riccardo Belluta va proprio quasi in angolo. Vediamo ora se ha lo sponde palla anche lui. Va di colpo in testa il milanese. Potrebbe giocarla anche di sfaccio. La prende di sfaccio e quindi non evita il rimpallo. Si voleva prendere probabilmente, era proprio nell'angolo, no? Così piena. Giocando ovviamente magari di sfaccio, prendere la pallina da 4 e portare nell'angolo opposto. Sì, probabile. Non quella quantità di biglia, non così grande, quindi ha rimpallato. Traversino di sfaccio di più passate. Cadono i birilli importanti. E pallino da 4. Sì. E cioè, sono 8 punti più 4, 12. Ancora una realizzazione pesante. E così come pesante adesso il passivo di Riccardo Belluta. 37-6. Oltretutto il birillo esterno toglie anche la battuta per diretta, ma tanto c'è il pallino che dà fastidio. Vediamo. Deve pensare a giocare alla difesa qui, non va di effetto sulla destra e la biglia battente. Infatti, vedi, non ha voluto rischiare niente, gioca la steola ma non corre a sufficienza con la propria. Ma corre male. Pochissimo la biglia di Belluta. Fisso per Riccardo Quarta, deve concentrarsi solo sulla porzione e riportare la biglia battente. Hai fatto una sintesi fra i due, non è Riccardo Quarta, ma è Andrea Quarta. Comunque due soli punti, non la sfrutta bene dal punto di vista realizzativo, porta però bene le due biglie. Non ha preso la porzione giusta, molto d'ora, perché poteva spezzare proprio le reni. Le reni. Sai, ti porti a farne 8. 33 punti di vantaggio, ne avrebbe avuti 40. Se non ha lasciato un grande tiro. E gioca no, con le due biglie sulla stessa direttrice lunga. Di effetto buono, a scappare con la sua nella porzione del pallino da 3, che lo prende perfettamente. Bravissimo Riccardo Belluta, bellissima scelta e bellissima esecuzione. Porta anche molto bene la biglia, la battente. La perfezione sarebbe stata poi adesso di lasciare la biglia di Quarta tra pallino e sponda corta. Costretto a alzare parabolare per andare a prendere la porzione di palla avversaria, ma non troverà copertura stavolta. E no, filotto proprio qui. Non c'è filotto di prima senza effetto. Direttamente sulla fila che conta, non avendo giocato con effetto, rientra anche per poi trovare Belluta, la copertura. Sei. Ottima esecuzione. 6 punti va a 15, Belluta. Due giri di più. E certo, la difesa sarebbe stata più importante. Invece così ha la battuta per lo sponde palla. Di effetto contro. Va a pallino da 4. E lo marca. Lo marca e divide. 4 punti importanti, si porta a 43 contro i 15 di Riccardo Belluta. Questo pallino dà fastidio sulla bricolla. Quindi ci arriva di sponda lunga. Di effetto contro. La gioca veloce, c'è anche il pallino buono, ottima.
Era un momento è venuta una diagonale anche leggermente più stretta di quello che aveva pensato, però pallino viene marcato 19. Qui lo marcherà anche Andrea Quarto, ovviamente. Ma però non può giocarlo da 4, non deve rischiare. E gioca giustamente da 3 senza prendere nessun rischio e appoggiarsi. E le mette in fila le tre biglie. 46. Oltretutto in una posizione fastidiosa per Riccardo Belluta, che adesso va a controllare meglio le distanze tra le biglie e soprattutto cosa scegliere. Vedi come ha trovato questa difesa a pacco tra le tre biglie, sono molto vicine entrambe, biglia avversaria e biglia battente, e anche il pallino si trova proprio sul punto dove Riccardo deve andare a colpire. Alza, è una posizione che bisogna vedere dall'alto, appoggiandosi colpo di alla gamba, un colpo di Massé che esegue perfetto, grandioso. Marca due punti. Tiro spettacolo, tiro d'esibizione, l'ha giocata bene. Eppure non è contento. Non è contento perché un tiro così eseguito così bene gli ha dato solo due punti. Beh, intanto si può accontentare dell'applauso del pubblico convinto. E poi lo sa che Andrea Quarta può andare alle due sponde. E l'ha fatta un po' largo per i punti. Anche un pizzico corto, quindi donde se fosse passato sul castello no, avrebbe trovato anche copertura, non che sia comunque un gran tiro, ma di colpi in testa la biglia battente sulla destra, si assicura il pallino da 4 e ha giocato il giro. È bello, è bello. Sfiora i birilli che non cadono. Non è fortunato. Non è fortunato perché neanche poi un filo. Era un tiro molto difficile. Possibilità di colpire qui per andare a quarta. Infatti va al 7 sponde. E pallino da 4. C'è il 7 sponde. 8 cade punti, rosso. E pallino da 4 a 12 e siamo a 5, siamo, lo è Andrea Quarta veramente, 58 a 25, 33 punti di vantaggio e due soli punti per portarsi avanti. Beh, insomma, una bella dimostrazione di carattere, d'altronde uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, da due set sotto nei confronti di Riccardo Belluto, ormai ha un tiro dalla conquista del suo terzo set consecutivo. Biglia vista però per Riccardo Belluta, che può ridurre lo svantaggio. Assolutamente imperativo qui è realizzare e fare copertura. E la gioca morbida da aprire, quattro punti, bella. Ci sono. E c'è anche copertura. 33 a 58. Sponde palla di effetto contro a dividere in chiave difensiva e pallino favorevole anche. Non lo fa, no, e guarda quindi cosa rischia, va a regalare punti. Per un millimetro non ha fatto il pallino che ha giocato, no, regala 8 solo punti. Rossi. Solo rosso. Pensa un po'. 37 a 58, bevuti. È un set con tanti punti bevuti, 4 da parte di Belluta e adesso 8. È passato davvero vicino a quel pallino da 4 che voleva dire la chiusura, non facendolo è scesa poi tantissimo la sua, è andato a regalare quegli 8 punti. Adesso Riccardo Belluta deve pensare soprattutto a come a lasciare lontano, ma lasciare soprattutto una difesa dura. Pasiano Roberto Venezia, Foti Simone Verbania, Biliardo 13 anche se lo ciocca. A retrocedere con la sua, ma non trova copertura, se ne è accorto subito la porzione. Ha valutato male dove
andava con la palla avversaria. Adesso set ball per Andrea Quarta, che significa il 3-2. Tanti bersagli e ne bastava uno. Due punti. 60-39. Il minimo sindacale, come verrebbe da dire. Ma in fronte aveva Castello, Pallino, poteva sceglierne tante, ma lui bastava un birillo. E ora tocca a Riccardo cancellare questo set per andare poi alla bella, per poter andare alla bella. E chiaramente in questo set è partito molto male, troppi punti di vantaggio subito per Andrea Quarta, con alcune splendide esecuzioni, con dei pieni realizzativi molto pesanti. Sì, da un paio di set ha incominciato a viaggiare, il terzo consecutivo che vince, ma da due set ha incominciato a viaggiare ai ritmi consueti del cannibale. E quindi Riccardo Belluta deve continuare nel suo gioco di dar fastidio all'avversario, di mettere in creando difficoltà. Grandi difficoltà e grandi coperture. Tiro di partenza di questo sesto set. Ed è una porzione, no, ci va di gancio, di leggero effetto buono. Ma l'ha giocato in chiave difensiva, prendendo una porzione scarsa interna per poi scendere con la sua e metterla in copertura. Giocato bene. Ci sta la bricolla. Sì, questo si stacca da sponda lunga la biglia di Andrea Quarta. Tre sponde di calcio anche, perché il pallino può dar fastidio sulla bricolla, sul punto di battuta del massimo effetto. O lo gioca con poco effetto con la bricolla, oppure opta per il tre di calcio. Tre sponde di calcio. Si assesta bene, anche perché è in equilibrio su un piede solo. Lunga, corta, lunga. Entra tantissimo. Un filo di più per i punti, vediamo se c'è la forza giusta o se corre troppo, mi sa. Partito pochino qualche... lunga, pochino lunga. Stacca oltretutto la sponda lunga anche la biglia di Belluta, quindi può andare al giro. No. Non ce l'ha la porzione, gioca il pallino e cerca la difesa. Quattro punti e cerca di metterle sulla stessa linea, non vi riesce. Però il pallino si è spostato per l'angolo, da fastidio. In una posizione brutta. Quindi non può giocare l'angolo, se no intercetta il pallino. C'è comunque il tiro stretto, bravissimo, bravissimo, sullo stretto a giocare, a portare nell'angolo opposto la palla, ben giocata. Tiro da tutti i doppi, questo. Quattro punti. È un angolo rovesciato, sullo stretto. Vede palla e va direttamente sul pallino, ci sono doppi rimpalli. La sua è andata ad attaccarsi. Non ben giocato. Vicino alla sponda, sì, no? Ha preso dei dischi, grossi dischi, perché adesso Riccardo Belluta vede palla e può andare di colpo in testa. Leggerissimo. Abbiamo visto delle giocate splendide da parte di Andrea Quarta in questa semifinale, su un tiro analogo. A controllare la sua l'effetto, però. Non prende la quantità giusta. E non ci sarà controllo, anzi, pagherà il traversino. Diciamo che questi tiri erano usciti in modo eccellente ad Andrea Quarta, signore. Beh, lì quando sei così vicino alla sponda sono delicati. Basta un millimetro in più o in meno, trovi in palo, apri troppo. Traversino di battuta, lo gioca di una passata. Quattro punti. 11 a 4.
stacca da sponda lunga, ma ci sta comodamente. La bricolla. Sì, bricolla sul largo del castello. Sta valutando l'uscita Riccardo Belluta per poi, in base a dove è collocata la biglia battente, calcolare l'attacco. Può giocarla anche quasi liscia. Leggerissimo effetto buono. La gioca veloce. Ha preso una porzione molto scarsa, quindi va sul pallino. Seconda scelta, secondo tiro consecutivo di Belluta con una pessima rimanenza. Qui è un tiro di fisso, Andrea quarta, col quale marca perfettamente solo il rosso. 8 punti. Vediamo se riesce anche a fare la copertura, che quella che ha giocato, sì, è ottima. Gran tiro. Guarda dove ha messo la sua. Gran tiro. L'attacca a sponda, perfetto sotto tutti i punti di vista. Realizzativo, rimanenza. Tiro spettacolare. Anche se era altrettanto spettacolare quel massè eseguito da Riccardo Belluta. Vediamo qui Riccardo Belluta se l'attacca oppure se gioca l'accosto. Si è impostato ad attaccarla, anzi, con qualche addirittura rischio. Veloce di effetto contro. Aia. Rimpalla invece, quindi va a finire sul castello con la sua, 4 punti regalati all'avversario. Ancora una bevuta, secondo set consecutivo. E oltretutto rimane sotto anche di traversino. Ecco, in quella posizione lì si poteva anche giocare un accosto. Una scelta strana da parte di Belluta. No, beh, le tira. Io l'ho visto tante volte in gara. Le tira di effetto contro è una delle specialità della casa, però stavolta è andato sulla porzione piena. Per la specialità invece di Andrea è di ripassare solo sul birillo centrale. Anche quando lo beve, come è successo sul finire del set precedente. Questo traversino era abbastanza agevole per un giocatore come quarta. Non era... Vantaggio importante, ed è un segnale alla luce di quella che potrebbe essere la finale tra Rossetti e il vincitore di questa semifinale. Fermo restando che con un giocatore come Riccardo non è mai finita la partita. Ha spesso fatto vedere soluzioni difensive. Guarda. Americana, leggermente stretto. A trovare poi l'angolo angolo. Ce ne vedono pochi di tiri di americana. Questo è stato stretto di pochissimo, buono però come rimanenza. Costringe ad alzare la stecca Andrea quarta, parabolare intorno al castello. Non evita di impallo, prende una porzione scarsa, quindi impalla e biglia vista per Riccardo Belluta. Il quale può andare a uno sfaccio a cercare di recuperare i 24 punti che ha di svantaggio. La presa è grossissima, quindi l'ha trasportata. Non rientrerà più. Rientrerà sì, ma leggermente. Quindi. Qui ha sbagliato proprio la porzione. Vede palla Andrea quarta, diagonale piuttosto aperta, ma è nel braccio di questo giocatore la drizzata. Effetto buono e non la fa sviluppare a sufficienza per marcarne. Oltretutto le due biglie rimangono sullo stesso rettangolo, però. Avendola giocata morbida, corre ancora c'è un birillo che è esterno che un pochettino di fastidio lo dà, non troppo. Vediamo. Si accoscia Riccardo Belluta per vedere la porzione esatta che ha a disposizione e scegliere come tirare. Effetto contro, come vedi. Di una passata l'ha preso un filo allargato scarsa, un po' troppo, sì, un filo troppo scarso, forse doveva girare, aiutare, alzare un pochettino la stecca con quell'effetto e girare un filino intorno a quel birillo per prendere la porzione per i punti. Bricolla per Andrea quarta.
massimo effetto sulla sinistra. Sta all'interno, bella. Due punti. Va lunga però. Sì, non è bellissimo questo tiro. No. Non ha controllato la forza, manco la direzione. Due punti, ma si lascia sotto a un tiro diretto per Riccardo Belluta. Gioca lo striscio e lo gioca di misura dietro i Birilli. Quattro punti. E si porta 11 contro i 33. Ben eseguito, non era facile. Molto vicino all'intersezione delle sponde l'impatto. Sponde palla, una bella risposta. Di effetto buono, quindi corre anche la sua, due punti e rimane sotto di sfaccio. Sì, ancora poco 35 a 11, possibilità di recupero per Riccardo Belluta che ha questo tiro di sfaccio importante in questo momento della partita. Due in prima passata, la fila che conta nella seconda, vediamo la sua, inverte l'effetto sulla lunga e si porta al centro. Vede non, ottiene, non ottiene copertura Riccardo. Non ottiene la copertura, però guarda dov'è la biglia di Riccardo Belluta e la diagonale tra le due miglie è molto stretta, quindi non rischierà, giocherà un tiro di difesa, andrà a quarta. Gioca a portarla nell'angolo opposto, a cercare di dividere, corre un po' troppo anche con la sua. Si abbassa di troppo. Vede la biglia di quarta, Belluto, che si è portato a 14 punti. Finale di girone biliardo 16. Pezzoli, Aldo, Brescia, Vinci, Fabrizio, Firenze, biliardo 16, arbitro signor Bernardini. Gioca il passaggio, a fare angolo a angolo, a mettere in difficoltà l'avversario, ma corre poco. È corta. Sì, la biglia di Andrea quarta. Non c'è la proporzione giusta per la corsa di entrambe le biglie. Prova a giocare il gancio oppure l'angolo in angolo questo di caso. Prima, sei punti. 41-21. Ancora non c'è difesa, ma ha riportato a 20 il vantaggio nei confronti del milanese. Angolo, con effetto tenere per contenere la corsa della propria e lasciarla nel quadrato opposto. Vediamo dove arriva, se arriva a corta. Due punti. E vede la biglia di Belluta, sì. Andrea. Controlla la tabella punti, non vuole prendere rischi e controlla l'esatta posizione. Alza la stecca. Girone largo, prenderà il pallino che devia sul castello. Beh, in questo caso ha fatto gioco. 7 punti e pagherà il traversino. Sbagliata la quantità, tant'è che ha allargato la traiettoria, ma poi il pallino gli ha regalato questi 7 punti. Effetto a tenere. Questo traversino di prima intenzione a lasciare poi in copertura entrambe le biglie, vediamo, la corsa è ottima, 4 punti a copertura per Riccardo Belluta. Ci va di effetto contro su sponda lunga, cercare di portare le due biglie sulla linea di mezzeria. Vediamolo dall'alto, non riesco a capire se ne avete una quantità non ben definibile della biglia di quarta, Riccardo Belluta.
potrebbe parabolare per andare a prendere Sardella direzione gara. Ci vuole anche capolavoro qua, in questo momento della partita. Stecca piatta, effetto interno, ma si rialza. Scuote il capo per la porzione che ha a disposizione. Finale di girone, biliardo 14 di Luca Alberto Lecce di Matteo Giovanni Chieti, biliardo 14. Si passa, gioca stecca piatta. Questo traversino marca due punti. Ha visto che corre troppo. E non riesce a trovare. Cercava l'interferenza del pallino e tiro molto difficile. La fila da 8. Tiro molto difficile. Palla vista per Andrea Quarta. E qui si può portare a un tiro dalla conquista della finale. Due in prima passata, vediamo se la trasporta sulla fila centrale. Sì. No. Sì. 10 punti, 58 a 29. Tiro importantissimo questo. Beh sì, un gesto liberatorio. E allora adesso le chance per il milanese sono davvero ridotte al lumicino. Onorerà fino in fondo come deve fare. Questo è un tiro che lo vedi solo da Belluta. Giocata così di colpo sulla lunga, entrare, l'ho visto fare a Riccardo Belluta e all'amico che abbiamo ricordato prima, Gianni Bombardi. Palla per la finale. Angolo, anche se è difficile. È da parabolare, però c'è un pallino buono, non parabola tanto, invece stavolta ha parabolato poco. Parecchio. Da poco la traiettoria della biglia avversaria che non si abbassa. Il quarta, Riccardo Belluta. Potrebbe parabolare per andare a prendere Sardella direzione gara. Ci vuole anche il capolavoro qua, in questo momento della partita. Stecca piatta, effetto interno, ma si rialza. Scuote il capo per la porzione che ha a disposizione. Finale di girone, biliardo 14 di Luca Alberto Lecce di Matteo Giovanni Chieti, biliardo 14. Si passa, gioca stecca piatta. Questo traversino marca due punti. Ha visto che corre troppo. E non riesce a trovare. Cercava l'interferenza del pallino e tiro molto difficile. La fila da 8. Tiro molto difficile. Palla vista per Andrea Quarta. E qui si può portare a un tiro dalla conquista della finale. Due in prima passata, vediamo se la trasporta sulla fila centrale. Sì. No. Sì. 10 punti, 58 a 29. Tiro importantissimo questo. Beh sì, un gesto liberatorio. E allora adesso le chance per il milanese sono davvero ridotte al lumicino. Onorerà fino in fondo come deve fare. Questo è un tiro che lo vedi solo da Belluta. Giocata così di colpo sulla lunga, entrare, l'ho visto fare a Riccardo Belluta e all'amico che abbiamo ricordato prima, Gianni Bombardi. Palla per la finale. Angolo, anche se è difficile. È da parabolare, però c'è un pallino buono, non parabola tanto, invece stavolta ha parabolato poco. Parecchio. Da poco la traiettoria della biglia avversaria che non si abbassa. No, io pensavo a scappare con la sua, non la prendere il pallino, cioè parabolare di meno, prendere la spalla, pieno di forse, palla forse e sì. Scendere. Forse sì. Dopo se ti viene il pallino ti viene, se non ti viene. Però girando così tanto ha preso la porzione più grossa. Appuntamento rimandato per
la finale. 30 punti, 29 per la precisione di vantaggio. Con Riccardo Belluta, che da serio professionista cercherà di mettere in difficoltà Quarta comunque, nonostante l'evidenza del risultato dica che è una missione quasi impossibile. Biglia al di là di parecchio, mezzo metro dalla linea di mezzeria, e quindi va a prendere lo steccone. Senza rastrello va a incessare il cuoietto alla parte terminale del puntale. Molto scomodo. Colla. La gioca bene. Complimenti. Perfetto. Come detto, fino all'ultimo onore, comunque il tavolo, Riccardo Belluti. Fino alla fine. 35-58, sì. Tanto di cappello alla serietà di questo giocatore. Ancora un match ball. Certo, non è semplice come non lo era neanche il precedente, ma... Sponde palla o gancio, parabolando? Gancio perché sul largo c'è il pallino buono. E infatti... arriva la chiusura con questi tre punti. 61-35 la soddisfazione ovviamente della famiglia Quarta, ma soprattutto di questo grande campione che arriva ancora una volta in finale e cercherà di vincere, primo giocatore della storia, la terza pool finale.